Carnevale 2017, buona la prima. Sì, buona la partenza fin dalla prima domenica di grande corso mascherato con un'affluenza di pubblico stimata dagli organizzatori che si attesta attorno alle 50.000 presenze spalmate tra mattina e pomeriggio. Il nuovo direttivo della Carnevalesca, con diversi elementi alla prima esperienza a riguardo, era atteso alla prova decisiva. Bene gli eventi collaterali, bene le tematiche, le mostre, i convegni, ma alla fine la gente in Viale Gramsci la mattina con i bambini ed il pomeriggio sui palchi viene per vedere i carri, il corso mascherato ed il getto. Poco importa poi se il tema della prima settimana era il tempo che fu con il grande Dario Fo. Il carnevale è festa, è divertimento, è creatività. Il pubblico c'è stato sin dalla mattina, meno il getto nel pomeriggio e le mascherate sui palchi, ma un corso così affollato ha stupito molti e certamente l'impressione che i bambini e accompagnatori provenienti dalle zone terremotate si sono portati via è di grande calore e senso di accoglienza di Fano. 15 in punto, tutto pronto, i trattori scaldano i motori, un colpo di cannone mette in moto il corteo con i suoi protagonisti e qualcuno finalmente incomincia a rilassarsi. Carnevale va vissuto, quindi bisogna viverlo, bisogna mascherarsi, bisogna metterci le parrucche e lo devono fare tutti. Fra l'altro sta andando molto bene, c'è tantissima gente già da questa mattina con il carnevale dei bambini, ma oggi è un fiume di persone, veramente tante tante tante. E cosa si vuole di più? Tre giri, presentazione, getto e luminaria. La formula rimane questa. I giganti di cartapesta sono i padroni di Viale Gramsci. Qui è tutto pieno di gente, gente serena, felice, si respira un'aria festosa come forse da tanto tempo non si respirava. E nonostante intorno a noi ci siano dei dolori, in questo momento siamo tutti sereni, pensiamo alla gioia e pensiamo positivo, perché la positività porta positività. I contadini del Fenile si aggiudicano la prima gara dei palchi con una cinquantina di elementi. La voce di Francesco Boiani, che solo a sentirla fa carnevale, e la gioia dei bambini fanno il resto. Poi tutti in piazza a chiudere la prima domenica del Carnevale di Fano 2017.